Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È la frazione più popolata di tutta Auxerre. Il suo massimo è sui 400 abitanti. Adesso... Siamo in Piemonte, tra i borghi alpini del comune di Usseglio. In giro non si incontra praticamente nessuno. Sul piazzale, una sola auto parcheggiata. La nostra. Qui chi abita sono persone che vivono la montagna e piace la natura. Si narra che ai tempi della miniera ci fossero 2000 abitanti. Forse di più. 2005, sì. L'economia era estrazione mineraria. Le montagne che sono ricche di cobalto le vediamo qua. A oltre 2600 metri di altezza, tra questi monti dell'alta valle di Lanzo, in Piemonte, fino a inizio Novecento si estraeva il cobalto. È strategico per le batterie, sia dei telefonini, qualunque cosa, anche per le automobili. 3 anni fa ci è venuta questa società australiana che loro la lavorazione la farebbero tutto in miniera. Dovrebbero partire poi questa primavera qua per vedere effettivamente le vene quanto sono redditizie. Sono 3-4 anni che facciamo ricerca. Abbiamo individuato le vene di cobalto, il cobalto c'è. Quando siamo stati contattati da questa azienda abbiamo fatto delle nostre richieste. Loro dicono che hanno bisogno di giovani che si sappiano muovere. Magari la gente comincia di nuovo a venire qua, a aggiustare le case e venire ad abitare. Ecco. Sicuramente con un occhio per natura, fauna e tutto potrebbe essere comunque un volano di crescita, ripopolamento del paese e soprattutto occupazione per i giovani. Ma non tutti sono entusiasti del possibile rilancio dell'attività mineraria. Tra i contrari, il vicino comune di Balme. Come comune abbiamo cercato fin da subito di opporci a quella che può essere questa ipotesi, perché riteniamo che non sia adatta al tipo di sviluppo che intendiamo portare avanti. Il timore qui è che gli scavi possano danneggiare le fonti d'acqua che servono la valle. A Usseglio, al contrario, la riapertura è vista come un'opportunità di rilancio. Per combattere lo spopolamento bisogna portare del lavoro. Adesso sono già venuti parecchie volte, hanno già dormito lì da noi, però lo sfruttamento vero e proprio penso che ci vada ancora 5-6 anni.